Che è stato subito tonno. La pasta poi non è nemmeno essenziale. Senza peperoncino la pasta non sa niente. Ora facciamo la pasta al tonno. Per iniziare fra uno spicchio d'aglio, che quando mi vedo il cavallo. Scusate, ho avuto un mancamento. Tritiamo l'aglio. Non ti dirò che è stato subito amore. Finemente. E ci mettiamo anche un pezzettino di peperoncino. Non esageriamo. E lo tratteremo molto fine. Adesso aggiungiamo un po' d'olio. Vai, ferma. E ci andiamo ad aggiungere il trito di aglio e peperoncino. Insieme all'olio, aglio e peperoncino ci mettiamo anche due o tre filettini d'acciughe. Tanto prepariamo anche le nostre olive che le facciamo a rondelline. Anche i pomodorini secchi e le facciamo a piccoli pezzetti anche quelli. Così. Benissimo, fra, va bene così, vai. Adesso nella padella facciamo sciogliere le nostre acciughe con l'aglio. Il vino. Vai, e lo facciamo evaporare. Le acciughe sono quasi sciolte, ci andiamo ad ammettere la pomarola. Io ci metto la pomarola fatta in casa, ma potete metterci benissimo anche la pasta di pomodoro e la facciamo ricuocere per un minutino. Nel frattempo l'acqua bolle, inizia a bollire e ci vado a mettere la pasta. Le olive nere ed il cappero e poi i pomodorini secchi. Facciamo insaporire del bene e regoliamo di sale. Aggiungiamo il tonno, gli diamo una girata e poi spengiamo subito il gas per non far cuocere troppo il tonno. Mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho scolato la pasta, ora la metto nel sugo. Oh mamma, ora salto la pasta. E poi ci metterò il prezzemolo. Se ci metti il prezzemolo, metticelo buono. E poi la pasta è pronta. Mamma mia, fra, vieni a vedere qui. Che crema, che densità! La pasta al tonno, ora si va a mangiare anche allora, perché a mezzogiorno le gambe sempre sotto il tavolino.